Secondo me la prima caratteristica di questa esperienza nel nostro paese sta proprio nel nome, perché come tutti sanno la parola design è in inglese l'equivalente di progettazione e loro la adoperano per tutto quanto. Più recentemente c'è stato a Seattle un grande convegno su quelli che sono darwiniani e quelli che sono invece creazionisti. Allora i creazionisti hanno chiamato, ricordo male, lo dico in italiano, il creativo disegno del Signore per fare design del Signore per fare il mondo. Allora questo design vale sia per la creazione del mondo sia per la creazione di un bicchiere usa e getta. La cosa mi fa un po' ridere, mentre noi italiani abbiamo tolto questo significato unico di progettazione e l'abbiamo ridotto soltanto alla progettazione degli oggetti industriali, quindi si chiama in Italia industrial design. Quindi abbiamo fatto questa riduzione che secondo me chiarisce meglio. Quando parlo con gli inglesi dice: avete visto anche i titoli dei film, no? Il design dei colori, il design del suo, è tutto design. Invece noi design intendiamo le cose che sappiamo. Detto questo, bisogna ricordare che nei primi 30 anni della sua storia in Italia questo design è visto nell'ambito delle arti decorative e faceva la parte del leone Gio Ponti, secondo me supervalutato, non perché mi trattò male la prima volta che lo incontrai e mi disse: ma perché non state a Napoli, vi venite a fare a Milano? Scusate. Ma a parte questo faceva delle cose che riecheggiavano le vigne del Verdistante, insomma lui è l'inventore del Novecento, oppure uno degli inventori del Novecento italiano, insomma i primi 30 anni del design in Italia non sono granché. Però negli anni 30 incomincia una dicotomia molto importante. In una delle tante manifestazioni che anche allora si facevano, nonostante mancasse proprio l'oggetto, il nostro Edoardo Persico, che per chi non lo conosce è stato nostro concittadino, è il primo in Italia a parlare dell'architettura europea. Lui ha girato tutta l'Europa e parlare di design, quindi il più competente della situazione, il quale scrive: i sorrisi e le indignazioni degli uomini di gusto, delle signore intellettuali, degli architetti neoclassici sono previsti. La sala 130 della mostra di Monza, perché allora la Triennale si teneva a Monza, quei cilindri neri, quelle vetrine che stagnano in una luce pacata, sono cose che ricordano troppo il gusto delle macchine. Che cosa c'entrano le macchine con l'arte? Nella sala 130 il gusto della macchina è intimamente legato al gusto della cosa, alla sua più alta destinazione intellettuale. Si possono evocare i sottomarini, gli altiforni, i motori elettrici creando questa sala. Non un pretesto nuovo. Commento io. Il secondo interlocutore invece era Ugo Oietti, che un anno dopo sulla rivista Pegaso, in una lettera aperta a Giovanni Ponti, suscitato, scriveva: sapete che a Ponti pure lui avanzavano poco come Oietti, a confermo della mia svalutazione del personaggio. Allora Oietti scrive a Ponti: prima la chimera democratica,
poi la povertà sono venute umiliando le arti decorative, e non esse soltanto. Quante se ne sono vedute di mostre coi modesti e rustici mobili pensati benignamente da architetti borghesi per le case degli operai, per le case dei contadini, per le case degli impiegati? Sarebbero state mostre pratiche e molto utili se nel loro programma non si fosse dimenticato un'eterna verità, cioè borghesia, piccola borghesia, operai, contadini, sempre hanno desiderato e sempre desidereranno di imitare, mai parlare in futuro su Cerchez perché si è sempre smentito, lui diceva succederà che a imitare anche nei mobili le classi socialmente poste più in alto e che servono loro di modello. E continua: ma in Europa si vive da più di 100 anni nell'illusione di mutare una volta per sempre gli uomini secondo taluni santi principi. Anche qui fraternité, liberté, égalité ed uguaglianza adesso arriva fino all'arte con l'aiuto della povertà universale, consiste nel rendere tutti simili nello spianare le cime, che sarebbero un modo di spianare l'intelligenza e il gusto. Fine della citazione. Al di là di questi accenti problematici di Persico e di Oietti, sta di fatto che essi esprimevano la prima costante, questo è importante, del design italiano, cioè da un lato l'orgoglio della modestia che era impersonato dal nostro, chiamiamolo concittadino, tanto per farci un po' di orgoglio persico, e invece Oietti riteneva che per fare quest'arte decorativa, che ancora non si chiamava design, fosse stato necessario il lusso, appunto necessario. Quindi questo binomio accompagna tutta la produzione italiana dai tempi dell'esordio fino ai nostri giorni. Da un lato l'orgoglio della modestia, dall'altro il lusso necessario. Poi interviene l'autarchia, Mussolini, la preparazione della guerra, eccetera, e allora autarchia. Tutti sanno che si fece la loro sacrifici, si donava l'oro alla patria, tutte queste cose, e che vuole pensare al design, insomma, si facevano soltanto cose estremamente patriottiche, utili e funzionali alla politica del regime. Nel frattempo, a Wicchia, ci fu qualche industriale che lavorò nella direzione giusta. E il prodotto più tipico di questo periodo è la Fiat 500, che a sua volta era la Topolino del 1934. Invece, ancora più approssimandosi al problema, fu creata la Lambretta, no, fu creata prima la Vespa, sul progetto di un ingegnere che si chiamava Corradino D'Ascanio. Questa Vespa è caratterizzata dalla carrozzeria portante e morfologicamente, cioè come sagoma, echeggiava lo streamline degli americani. È una vetturetta che si può guidare sia dagli uomini che dalle donne. È un prodotto unisex e aveva bassissimo consumo di carburante ed era in grado di percorrere ogni tipo di strada. Come abbiamo esperienza nei nostri giorni, si cose possono cambiare, ma insomma all'origine sta sempre la Vespa che si insinua tra le nostre più pesanti automobili. Subito dopo la Vespa, la Innocenti produce questa nuova vettura che è meno streamline, però pure lei con grande successo perché aveva le stesse caratteristiche.
Tuttavia, come sempre accade, la primogenitura ha pure un carattere emblematico, tant'è che tanti film che abbiamo visto ci sta più la Vespa che non la Lambretta. E queste produzioni, questi oggetti si possono considerare i primi designer del tempo italiano, del tempo della guerra, insomma, nascevano proprio da questa esigenza di spostare la popolazione. Nel frattempo c'erano i famosi carrozzieri, che io personalmente non amo, perché i carrozzieri disegnano sulla carrozzeria, non quello che ci sta dentro. Comunque questi carrozzieri ebbero anch'essi un grande successo, segnatamente nel 1947 la berlinetta Cisitalia, disegnata da Pininfarina. Invece il mobile, il design del mobile, compare più autonomamente, e si fece una mostra che si chiamava RIMA, Riunione Italiana e Mostre di Arredamento, nel 1946, che richiamò tutti i mobilieri e tutti quegli architetti che si volessero cimentare con l'elemento di arredo popolare. Allora siamo dal côté dell'orgoglio e della modestia. La cosa andò un po' in vacca, però fu l'occasione grazie alla quale si incontrarono per la prima volta i migliori designer, quelli che sarebbero diventati i migliori designer italiani, per esempio Achille Pier Giacomo Castiglioni, Vico Magistretti, Ignazio Cardella, Zanuso e altri. Nel frattempo, sul versante del lusso necessario, nacque la ditta Azucena. Questa ditta Azucena era fatta da un gruppo di nobili, i quali di fronte a queste manifestazioni diciamo popolaresche, ma specialmente questi mobili della Rima erano una cosa proprio tristarella, quattro tavolette di legno con delle banchette di metallo, eccetera. Loro invece hanno fatto delle cose più raffinate, attingendo dal mondo del neoclassico milanese, no? E questa produzione elevò moltissimo il gusto del design, di cui vi dirò più avanti perché costituisce uno dei problemi maggiori. Nell'ambito sempre del versante l'orgoglio e la modestia, nacque questa macchina che purtroppo pochi di noi hanno visto, perché immediatamente il signor Fiat allora mise, perché faceva concorrenza alla 500. Questa macchina era un capolavoro di design, perché innanzitutto fondeva la motoretta poggiata su tre ruote, e al tempo stesso aveva questa scocca che serviva per coprire la gente alla pioggia, lo vedeci. Ma la cosa che più mi affascinava era questo sportellone che vedete davanti, il quale si apriva completamente e si portava dietro lo sterzo, i comandi, eccetera. Quindi in questo sportellone c'era tutta quanta la parte, diciamo, di guida di questa macchina. E perché questo? Perché questa macchina si poteva infilare fra due automobili vicine, il conducente apriva lo sportellone e usciva davanti. Pensate, un'idea così semplice, genialmente tradotta in questi meccanismi di snodo, non è stata più ripetuta da nessuno di questi imbecilli dei carrozzieri, no? Che si mettono a fare questi
si linea influenti, progetti, è una panzana così estera che io comprerei a costo di vendermi le scarpe. E vi assicuro, era una macchina bellissima. E mi ricordo che alcuni miei amici pittori, intellettuali, ma se non la compriamo noi questa macchina, chi se la compra? Quindi c'era proprio questa versione ideologizzata dell'orgoglio e della modestia. Dopodiché abbiamo una produzione un po' più raffinata, ma sempre di costo limitato, come questo bellissimo divano letto di Zanuso, questo tavolo della Tecno, questo letto sovrapponibile, e mi confesso tutti i mobili che stanno in casa mia, perché a Napoli tra i primi a scoprirli era sottoscritta e poteva comprarsi. Sul versante di Azucena poi c'era questa macchina e questa serie di caccia Dominioni, capolavoro nella sua estrema semplicità, un'anticipazione del minimalismo. E qua Caccia Dominioni, nobiluomo milanese, riesce a superare questo pizzico di snobismo che aveva l'Azucena per fare un prodotto tutto sommato di più largo consumo. Segue poi questa seggiola di Ponti super leggera, il quale Ponti non fa altro che lo sforzo di inviare la seggiolina di Chiavari, lo hanno qualche cosa e fare un po' più robustella. Quindi, come al solito, il giudizio su Ponti rimane modesto. Non così la seggiola accanto di Albini e questo strepitoso tavolo di Albini prodotto da Poggi, il quale Poggi produce altresì questa libreria che adesso vi facciamo vedere. Bravo, nessuna libreria al mondo è bella, funzionale, smontabile, cos'abile di questa, tant'è che essendo così raffinata passò dal lato dei mobili di lusso, perché ogni pianta richiesta costava quanto un appartamento. Ancora sul piano economico era questa sedia poltrona Lady di Marco Zanuso, dove si piegavano dei materiali nuovi come il nastro corde e la gomma piuma. Prima non sapevano che era gomma piuma e l'abbiamo trovata nei mobili disegnati da Zanuso. Poi vabbè, c'è il problema della grande industria, Innocenti, tutti i nomi che sappiamo, che a un certo punto aderirono a questa nuova voga di una dimensione che oltre ad essere funzionale era anche estetica. Ed era anche estetica l'estetica ricavandosi dalle arti visive, cioè questi designer italiani, contrariamente a quelli degli altri paesi, che era gente più solida, teneva industrie, catene di montaggi, eccetera, noi facevamo ancora un design che fosse tra artigianato e design, e in mancanza d'altro ci si ispiravano alle arti visive, per cui questa lampada di Castiglioni riecheggia le sculture di Conte, questo bellissimo letto di metallo, c'è stato il rischio di farsi male alzandosi o accomodandosi, comunque pure lui seguiva le linee della figurazione. Questo invece fu un capolavoro di tecnica che si chiamava plia, e questa seggiola, pensate, aveva tutta la forza di questo anello, questa forma tonda che unisce lo schienale
ai piedi era leggerissima, tuttavia molto elaborata dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista estetico superava secondo me tutte quelle seggiole che abbiamo visto del periodo olandese, tedesco eccetera, di quelle sedie a sbalzo, no? Che tenevano questa cosa dietro, questa si chiudeva, si metteva da parte ed era comodissimo con questi due piani di plastica. Ancora vediamo quest'altra sedia che è Castiglione, che si chiama San Luca, ed era un tantino espressionista, quindi si riallacciava al movimento figurativo analogo. Quest'altra immagine che vi mostriamo, ecco, sono delle immagini di Bruno Munari, no? Questa cenerina, questo posacenere che è fatto in termini minimalisti, ma così funzionale che avendo una moglie che fuma tu non hai il fastidio di fumare con lei, perché tutto quanto è raccolto. E poi faceva delle invenzioni come questa semplice calza nella quale erano fissati dei cerchi e creava questa lampada. Quindi Munari è proprio l'espressione di questo istante di arrangiarsi, no? Tipico dell'italiano, ma qua si tratta di un italiano molto raffinato, perché Munari era al tempo stesso un designer e uno straordinario artista astrattista, e poi si ebbe l'esplosione della pop art. La pop art, abbiamo questo sacco e questo guantone, che era una cosa un po' per ridere, difatti si vede nei film dove ci sta Franca che si siede, cade e fa. Ancora di tipo pop art è questo sedile da questo scalpello da mezzadro si chiama, che è dei fratelli Castiglione, e questa bella lampada dei Castiglioni stessi. Dopo questa carrellata, diciamo, di tipo figurativo o vicino alle arti figurative, qua sarebbe interessante mettere a confronto nel frattempo che cosa dipingevano o scolpivano gli artisti, venne fuori un ritorno alla storia. Dovete sapere che il design, quando è nato, aveva una versione con la storia. Meglio, tutto il movimento delle arti moderne hanno considerato questa storia come un ingombro, qualche cosa che mutilasse la loro creatività, a cominciare dai nostri futuristi che dicevano la storia, distruggiamo i musei, insomma, queste cose avanguardistiche un po' goliardiche, e sto parlando chiaramente perché in maniera tale non ci siano delle inflessioni dialettali, l'inflessione sì, ma le parole sono italiane, e a un certo punto ci si rende conto che contro la storia non si può andare, perché noi siamo nella storia. La storia ha tre dimensioni, il passato, il presente e il futuro. Noi potremmo scegliere quale di queste ci piace di più, ma comunque da questa triade non si esce. Allora un mio geniale amico, che è venuto pure qualche volta a trovarci, che si chiama Alison, Filippo Alison, scopre McIntosh, che era un artista dei primi, che è vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, che è stato uno dell'Art Nouveau,
ma non l'Art Nouveau alla Ortà o alla Gaudì. Questa era un'Art Nouveau più geometrica, più ordinata, più corretta, per così dire, giusto perché c'era la possibilità di una, non dico una produzione in serie, perché questo era un artigiano, ma insomma l'idea di andare incontro a questa semplificazione con la potenzialità di diventare oggetto industriale. E allora Charles McIntosh è il primo che il mio amico Allison riscopre. E che, in che senso lo riscopre? Lo riscopre nel senso che fa riprodurre la Cassina, ditta famosa italiana che nel frattempo si era molto espansa, fa riprodurre degli oggetti di McIntosh, tra i quali questa bellissima seggiola che vedete. Tuttavia non si ferma alla riproduzione di quell'oggetto, perché altrimenti sarebbe una specie di revival, di ritorno, se non addirittura di plagio. Philip Allison corregge McIntosh, cioè toglie questo quid che ancora c'era di neoliberty, no, di liberi senza neo, per portarlo in una visione più consona agli altri mobili che abbiamo visto. E addirittura, questa è la cosa che più mi appassiona, lavorando filologicamente nelle carte di McIntosh, egli scopre certi scarafuggil e le fa diventare dei mobili. Quindi l'opera di Allison è la, come dire, lo sviluppo di certe cose che McIntosh non riuscì a fare. Analogamente, ecco perché voi vedete che ci sta uno dedicato a McIntosh, però ci sta pure un altro LC dedicato alle Corbusier, e di questo se n'è fatto grandissima produzione. Poi un'altra legata a Rietveld, che era l'inventore di quella famosa seggia rossa, bianca, gialla e blu, e infine hanno tentato di fare anche Gaudì, ma la cosa è riuscita un po' più difficile perché Gaudì non era addomesticabile al gusto contemporaneo. Non così Wright, di cui pure sono state riprodotte molte cose. Facciamo una carrellata di quello che segue per vedere come intanto il normale design italiano andava avanti. Questa seggiola a cono è invenzione del nostro concittadino Roberto Mango, che viveva fra Napoli, Milano e Positano, e questo cesto in origine era questa forma, era di vimini, no? Poi una volta trasferitosi a Milano presso la Tecno è diventato di legno. Questo gruppo di mobili fu fatto dagli architetti Banfield, Gioioso, Peresuti e Rogers, ed era commissionato da Olivetti. Mo chi era Olivetti? Tutto quanto ci ricordiamo le macchine da scrivere di Olivetti, ma Olivetti era molto di più che un produttore di macchine da scrivere o comunque da calcolo. Olivetti è il più grande industriale umanista che noi abbiamo avuto negli anni 50-60, eccetera. Olivetti creò una casa editrice, creò questo rapporto con il design e l'industria, fondò persino un partito politico che chiamò Comunità. Naturalmente un povero Olivetti, non essendo né fascista né comunista, fu bombardato a morte da tutti quanti e amato solo da questa sparuta schiera di intellettuali che lo consideravamo e lo consideriamo ancora come
la più alta forma di rapporto fra la produzione e la cultura. Questa era la pubblicità di Olivetti che sosteneva a tutto spiano la sua produzione, inventando addirittura uno stile del tutto nuovo. Questo è stato il primo calcolatore elettronico, il primo computer fatto in Italia. E la cosa buffa, mentre il computer è diventato una specie di agendina ormai, a quel tempo là, per fare questo computer si dovevano impiegare non so quanta forza elettrica, quante stanze, quanti metri di nastro, insomma, di e questa operazione Olivetti l'affidò a Ettore Sozzas. Questo Ettore Sozzas che incontreremo fra poco come il capo del design radicale, cioè del design di contestazione del design, diciamo, più ufficiale. Un altro settore molto importante fu il settore degli oggetti che si servivano di una scocca. E allora vediamo, oltre alle macchine da scrivere, queste qua sono macchine da scrivere oppure macchine da cucire, eccetera, disegnate dai migliori artefici di quell'epoca con la relativa adesione delle industrie. Dopodiché viene fuori, si inventa il televisore, e questi televisori sono un altro capolavoro di Marco Zanusso, che li ha trattati in tutti i modi fino ad arrivare a queste radio che sono dei semplici cubi, no? Pensate che i primi televisori italiani stavano nel gusto corrente dentro ai mobili bar con gli oggetti orrendi, nel quale c'è stata la razza, un mobile bar, gli sportelli, a cosa con i cuori, chi non ha visto queste cose, no? Allora, che succede? E mo ci avviciniamo al punto cruciale. Il quale punto cruciale? Fai una carrellata, fai vedere tutto quello che teniamo di illustrazione, e poi gli dico, fatti Maria Rosa meglio. Oh, questi qua che vedete sono invece dei divertissement degli oppositori, i cosiddetti radicali, dei design radicali. Questi design radicali si opponevano, naturalmente, in sostanza questi erano dei giovanotti che volevano emergere, non a caso venivano da Firenze, dalla provincia, eccetera. È difficile trovare un milanese autentico che facesse del design per dispetto, il design d'avanguardia, il design per burla. Oh. Ma mi sono trascritto questa pagina in un altro libro che si chiama proprio Made in Italy, dove si mostra gli oggetti più venduti, quelli che hanno fatto il boom economico, perché si aspettavano i Sigiolelli e Zanussi, eccetera, si sarebbero morti di fame. Invece il boom economico fu dovuto agli elettrodomestici. Prima vi dico le ragioni funzionali, poi vi dico perché gli elettrodomestici piuttosto che le sedie. Allora, a differenza dei mobili, i principali elettrodomestici, cioè il frigorifero, la lavapiatti, la lavatrice, in parte la cucina a fornelli, quasi non avevano precedenti. Qua è la trovata, no? Cioè è un prodotto totalmente nuovo. Le sedie sono sempre esistite, così i divani elettrici. Invece l'elettrodomestico è una cosa che nasce come novità, cosa effettivamente nuova. Cosicché non si doveva passare dall'artigianato all'industria, ma iniziare senz'altro con una produzione meccanica e seriale, che d'altra parte risultava interamente di importazione, perché è una cosa che aveva
inventati, i soliti americani. L'uso dei nuovi macchinari coincideva con una forte domanda del mercato causato dalla notevole prestazione, dalla difficoltà di disporre di personale di servizio, che i camerieri non ci stavano più e né avevano ancora in corso la presenza dei coadiuvanti straniere, e poi da un più elevato tenore di vita economica e anche dalla rateizzazione dei pagamenti che estendevano anche ai meno abbienti l'acquisto di tali apparecchiature. Qua siamo in via democrazia del disagio. Chi non viene da casa sua dagli anni 50 a l'elettrodomestica, la lavatrice, eccetera. Ma c'è di più. A produrre queste macchine era una nuova categoria di imprenditori provenienti dai vari campi, ma tutti con un'esperienza ancora da formare. Quindi, come era nuovo l'oggetto, così era nuovo l'industria che li produceva. Di solito era Favignano, Contarinotti della Brianza che si mettevano a fare queste industrie degli elettrodomestici. In breve, il settore degli elettrodomestici fu l'espressione più evidente del boom italiano post bellico. Quello che ci volesse voi, mandammo una cosa che disse e probabilmente risolveremmo gran parte della crisi. Come nota la Panzera, che è una mia collega, gli elettrodomestici sono per l'Italia quello che gli orologi sono per la Svizzera. Intitolerà nel decennio 60 il quotidiano economico Il Sole 24 Ore, mentre addirittura il Financial Times paragonerà questi prodotti per la loro perfezione, cioè orologio con l'elettrodomestico. Materiali poco costosi ma sufficientemente durevoli e un disegno lineare permisero infatti di correggere nel tempo una produzione impostata ex novo e da aggiungere nuove linee del prodotto ottimale. A proposito di disegno lineare, voi osservate che questo rientra nello stile del razionalismo, tale cioè che ogni apparecchio debba avere una forma molto regolare, addirittura modulare, al fine, come vedremo, di essere componibile con altri apparecchi, specie collocati in cucina. Cioè, i nostri elettrodomestici sono l'ABC di quello che saranno le cosiddette cucine americane, cioè sono il pezzo fisso intorno al quale si dovranno poi adattare gli altri muri. Quanto alla descrizione dei vari elettrodomestici principali, se la cucina con forno e fornelli si differenzia da quello del passato, principalmente perché funziona a gas al posto del carbone, il frigorifero non è altro che un armadio con apparecchiatura refrigerante, mentre la lavastoviglie presenta un meccanismo a spruzzo d'acqua relativamente semplice. La lavatrice invece nasce da un processo tecnico di più lunga datazione e dell'elettrodomestico più soggetto a modificazioni e più usato di tutti quanti altri. Quindi questo design italiano ridotto ad elettrodomestici. Ma fu proprio così? Ci fu effettivamente questa condizione, diciamo, di assuefazione a quanto di più popolarisco il design poteva fare, o c'era qualcosa che rendeva l'intera questione un poco più complessa? Intanto ricordiamo che alla metà degli anni 50 la Rinascente, sapete perché si chiama la Rinascente? Perché prima della Rinascente era un grande magazzino tenuto da una famiglia che ora non ricordo. Allora, nel fare la rinnovazione, chiamarono D'Annunzio e D'Annunzio dice: questa ditta è la Rinascente, una ditta che rinasceva, no? rinascendo alla Rascher, questa azienda si inventò il premio compasso d'oro,
Ah, e che è Sumo Pastore? Sumo Pastore era, ed è ancora, un concorso che ogni anno si teneva presso la Rinascente, cui partecipavano le aziende che durante ciascun anno avevano prodotto gli oggetti migliori. E quindi il compasso d'oro è stata la prova della capacità dei nostri designer, imprenditori e modestamente anche dei teorici, degli storici della, che partecipavano al compasso d'oro. E se mi consentì, una volta già vai pure. E quindi questo mondo completo di culturale di questo fatto. Importantissimo che l'organizzazione di una macchina così potente pubblicitariamente fosse gestita da un negozio, da un grande magazzino. Immaginate che l'età che chiama a fare spesa, no, tutto quanto uguale, eccetera, che un bel giorno si mette a fare dell'alta cultura del prodotto, la gente è rimasta sbalordita e al tempo stesso confortata dal fatto che non era una mania di certi giovinotti artistici, ma erano Borletti, i grossi nomi dell'industria milanese che accreditavano. Il compasso d'oro andò avanti per parecchi anni, poi fu preso dall'ADI, Associazione per il Disegno Industriale. Quest'ADI è stata una cosa importantissima nell'organizzazione del design italiano, perché mancava una specie di governo di tutta questa cosa, dove c'erano le componenti del progetto, della produzione, della vendita, del consumo, la pubblicità e quant'altro, aveva bisogno di questa specie di governo. Governo che appunto fu fatto dall'ADI. ADI assorbe il disegno industriale del compasso d'oro della Rinascente, crea un museo dove fra difficoltà terribili eccetera sono depositate queste cose, e ora per scherzo io ho scritto in un libro, adesso l'ADI si aspetta soltanto il riconoscimento dell'UNESCO come che la forma che usa l'UNESCO dice patrimonio dell'umanità, no? Per sfottere questi amici dell'ADI, ma non tanto lontani dai loro reali desideri. Il punto però non è stato ancora toccato. Il punto che voglio toccare, ed è quello sul quale possiamo fare una simpatica conversazione, nasce da una straordinaria dicotomia che ha fatto, diciamo, la letteratura sul design. Di fatto, continuando sempre quella regola che abbiamo visto all'inizio dell'oggetto di lusso e dell'oggetto invece indispensabile, l'oggetto povero, a un certo punto si è creata una crisi straordinaria fra i consumatori e la cultura del design. E questo conflitto è nato perché? Perché il vecchio programma produzione, cioè quantità, qualità e giusto prezzo è venuto a cadere. Non perché il giusto prezzo non si potesse fare, infatti l'IKEA sta facendo una vita dagli anni, non si poteva fare perché il gusto del pubblico non aderiva al gusto dell'azienda, della cultura del design nel suo complesso. Quindi sull'elemento gusto nasce la crisi del design che ci portiamo ancora qui. E qua vai da Sorbino una paginetta, perché non saprei dirlo meglio di quanto io stesso non l'abbia detto in questo articolo. Lo storico aforisma qualificare la quantità, che era appunto quantità, qualità e giusto prezzo,
ha trovato le sue maggiori difficoltà proprio sul primo termine, che implicava il concetto di gusto, qualificazione. Per qualità la cultura del design intese una proprietà della forma che la rendesse coerente ed espressiva della funzione che svolgeva, mentre per qualità degli oggetti il pubblico intese una proprietà della loro forma che li rendesse nonché rispondenti ad una funzione, attitudine data per ovvio. Cioè, il normale cittadino dice, ma se capisce l'oggetto di design deve rispondere ad una forma. Oltre a questo doveva essere anche espressiva, così come era avvenuto in passato di qualunque altro periodo. Il mancato incontro sul piano del gusto ha portato la maggioranza del pubblico a preferire prodotti che fossero copia degli stili storici o comunque oggetti che fossero ricchi di una valenza simbolica, di un'abilità manuale, di una fantasia decorativa, eccetera. E sono stati proprio questi valori o pseudovalori stratificati della mitologia della casa a far sì che nella sua maggioranza quello stesso pubblico che ha accettato l'idea della città, del quartiere, dell'architettura moderna, dei suoi caratteri distributivi e funzionali, che ha accolto con favore i nuovi mezzi di trasporto, perché di fronte all'automobile non c'è nessuno che dice no, io voglio o l'andò o una cosa del passato. Quindi ha accettato tutto quanto portava il cosiddetto progresso, persino le profonde trasformazioni avvenute nel suo ambiente di lavoro, l'ufficio loro quando volevano, no? Non accettasse invece che la dimensione privata della casa fosse livellata da oggetti seriali, peraltro acquistati ad alto prezzo, come vedremo più avanti. Avete capito? Cioè, la popolazione, questa mondiale, non solo italiana, ma italiana in particolare, accettava tutto del design, tranne di entrare nell'intimità della loro casa. Vi racconto un aneddoto. Un giorno io abitavo in una palazzina, qui chiamata da una certa signora Renatina. Renatina sale al terzo piano, no, dice, Renatina viene un momento in casa, io sai, io piano, vai, io piano, va che rientra da casa. Vado in questa casa e trovo la signora in disabile. Scusate, ma che se non è a casa di Renatini? Dice no, a casa di Renatini su via di Roma. Cioè le due case erano ugualmente erano indistinguibili, tranne per la signora in disabile. No. Per dire che la casa e la borghesia, intendendo per borghesia la gente più comune, eccetera, determina una soluzione continuità, un gap profondo dalla macchina che lascia in due garage, sai tu terzo piano e trovi pappavallelli, mobili stile tizio, stile caro, oppure cose kitchen, cose di rilancio, fantasie maestre. Ora, questa questione naturalmente è legata alla questione del prezzo. Abbiamo visto che la crisi del design, specie nel settore domestico, si è focalizzata sul fattore gusto. Dal canto suo, dal canto loro, i produttori o hanno aderito incondizionalmente al gusto corrente, e ci sono tutte queste tendenze che vediamo pubblicizzate dalla televisione, no? Tutte queste aziende locali, non voglio fare i nomi, ma insomma, tutti ne avete bisogno, no? Avete visto mobili, chicchi e calci. Allora, o hanno fatto che cose ignobili, oppure per continuare in qualche modo la tradizione culturale del design, hanno presto rinunciato alla quantità e si sono rifatti agli alti costi di produzione, tenendo ancora più alti i prezzi di vendita. Dice, voi non volete la quantità che vi porta il produttore, allora lui ne faceva più poco, però ricaricavo di prezzi. Cioè hanno fatto una politica dei prezzi opposta a quello che di solito si fa. Si parla di politica dei prezzi quando per esempio il pane costa tot euro e chi lo vende più
economicamente perché fosse accettato. Invece è avvenuto esattamente il contrario. Voi lo pulite e non venite a fare, il programma continuerà a fare lo stesso, però per chi di voi lo va a cattare, da pagare 4 ore. Questa è la ragione per cui ancora oggi noi paghiamo migliaia di euro per un mobile, eccetera, perché non c'è stata questa diffusione che faceva abbassare il prezzo a secondo l'originario progetto del design. Peraltro, invece di ipotizzare che la tendenza a vendere cara la merce si manterrà anche quando una fascia appena più larga di consumatori avrà aderito al gusto del design. Cioè, io voglio dire, come facete illusione che per caso convertiamo tutto quanto a non pigliare più i mobili di stile, ma pigliamo quelli moderni, o produttore ormai ha visto che i tuoi prezzi è difficile che scendi. Questo accade per prodotti di largo consumo, ma certamente non accade nel mobile. Perché infatti puntare su una laboriosa quantificazione dei prodotti con tutti i rischi dell'imprenditorialità, con tutte le difficoltà proprie dell'attività industriale, quando per ricavare gli stessi utili basta servire una clientela di pochi, per giunta gratificati di essere tale, di sentirsi anticonformisti e culturalmente aggiornati? E chi ci può fare? L'industriale dice poche, la gente è contenta di essere gli altri fiumi, pochi felici e fortunati e tutto va bene, però viene tradito lo spirito iniziale, il programma di quantità, qualità e basso prezzo. Come se le cose non bastassero, si è aggiunto l'intervento ben amato della tecnologia informatica. Ed allora che cosa succede? Già altre volte vi ho accennato all'uso multiplo di uno stesso oggetto, e qua ci sta il mio amico Dorfes, che ha superato per lui da qualche anno i 100 anni. Dorfes dice: spesso si parla di forma e funzione senza essersi resi conto che per moltissimi prodotti, ancora ieri rispondenti a questo imperativo, oggi non esiste neppure una forma, perché un altro precetto del design era la corrispondenza tra forma e funzione. E Dorfes dice: grazie a questa nuova tecnologia nessuno si è accorto che gli oggetti hanno perso la forma. E continua: per portare semplici esempi si pensa all'infinita gamma degli elementi basati sui microprocessori, su minime lamine di silicio grandi come un'unghia, capaci di registrare, mettere in moto, ordinare interi meccanismi, automatismi, laboratori, intere fabbriche. O si pensa all'infinita gamma degli strumenti hi-fi, registratori, amplificatori, radio, microfoni, videocassette, eccetera, ormai ridotta a minute scatolette nere che albergano solo qualche piccola lamina su cui sono stampati misteriosi circuiti. Dove sta la forma in questi casi? La forma non esiste più, o inventata di sana pianta e senza alcuna relazione con quanto esso ricopre o nasconde, solo per dare all'utente, al compratore, un simulacro di quel contenente che in realtà priva di un contenuto morfologicamente corrispondente. Che ciò che affermo sia vero ce lo dimostrano infiniti altri oggetti, ancora in assoluta produzione, soprattutto nel settore dell'arredamento. La stessa automobile, autentico simbolo e termometro della nostra società dei consumi negli ultimi tempi, ridotta misteriosa scatoletta, miserabile scatoletta dal cruscotto inutilmente ipercomputerizzato, oppure come esempio pietoso per chi abbia conosciuto e ancora ricordi la bellezza di antiche sontuose carrozzerie disegnate dai maghi di mezzo secolo addietro, e tuttavia esempio tra i più significativi della fine di un'era estetica più ancora che tecnica, alla quale molti di noi avevano ciecamente prestato fede. Quindi
costume straordinariamente all'avanguardia, che sa tutte le cose più erudite, grande divulgatore, eccetera, ha questa botta di nostalgia e dice: caso tutte cascette, perfino l'automobile che lei avevamo segnato, si ricorda le macchine importanti, da quelli di Ford fino a Bugatti, eccetera, queste prime macchine, dice: mo sono diventati di scatoletto, tutto guarda. E allora affidiamoci tutta questa cosa dell'informatica, che porta sempre più alla diffusione di questi oggetti, che sono più che mai pensati con una scadenza precisa, al fine che tu dopo 6 mesi devi buttare via il computer e non so questi altri oggetti, iPad, eccetera, che fine faranno. Dove il defusco pensa, come ha fatto vedere in quella cosa, che tutto quanto andrà a finire nel secchio della spazzatura, cosicché il vero problema del design resta il problema dell'usa e getta. E che facciamo? Siamo capaci di rinunciare a questa comoda cosa che utilizzare qualcosa e buttarla via dalla ginetta per la barba al dentifricio e a quant'altro ormai diventa obsoleto, sia per propria natura sia perché indotto da un'industria che per tenere in piedi la produzione ne invente sempre altri di nuovo. Non c'è rischio in questa maniera, come dicevo l'altra volta, che la nostra epoca rimanga senza un contrassegno che la faccia ricordare? Ci stanno i scemi i quali dicono: consumiamo di meno, è inutile tutti questi ballaggi, queste cose, mangiamo di meno, cioè, allora io ho scritto da qualche parte, parafrasando un ministro democristiano, che si chiama Donat Cattin, Donat Cattin voleva risolvere il problema dell'AIDS con l'astinenza. Noi non ci possiamo più astenere, non dico da quello a cui alludeva Cattin, ognuno a seconda delle proprie possibilità, ma certamente non ci possiamo astenere dal bicchiere di carta e da tutte le altre cose. E allora si ripone una domanda: come si può far fronte a questo problema di non avere più segni della nostra produzione? Ha sommesso giudizio del sottoscritto in due modi: i designer devono disegnare degli oggetti, usa e getta, un po' meglio, per cui non abbiamo il disprezzo di buttare via qualunque cosa, però abbiamo una certa ritenzione a buttare via un oggetto meglio disegnato. Ma questo è una specie di palliativo. La verità è che si dovrebbero creare delle organizzazioni di collezionismo. Solo il collezionismo, così come è avvenuto in passato, perché noi conosciamo il passato soltanto perché i poveri maronne che hanno collezionato qualche cosa, se tutti quanti erano strafottenti, fossero stati strafottenti come siamo noi non avremmo una traccia del Medioevo, del Barocco, del Rinascimento, niente. Allora, per loro era più facile perché avevano meno prodotti, meglio disegnati e con questo amore della conservazione del collezionismo. Io non vedo altra via, perché ritengo, ripeto, che la spinta al consumo non va affatto represso, pena altri guai come quelli che ci stanno capitando, e che queste due vie, cioè quello di migliorare la forma, il disegno del prodotto usa e getta, e infine di collezionare.